Non sapendo il senso, chi sa che proprio l'amore è mai. Buongiorno. Belle queste divise, mi puoi illustrare qualcosa su queste divise? Allora, questo rappresenta un cannoniere dell'arma di artiglieria a piedi, è del 1805. È una divisa storica di tessuto panno e in capo ha un cappello particolare che si chiama kipi. L'altro manichino rappresenta un soldato dell'artiglieria a cavallo, è del 1782, la sciabola rappresenta un ufficiale, come possiamo vedere, dalla criniera che porta di cavallo, che porta sul kipì. Questo è un cannoniere del battaglione dell'artiglieria. Questo invece è un'uniforme storica sempre dell'arma d'artiglieria, risale al 1782. Facciamo le domande, chi domanda non va in ruolo. E quel cappotto? Ci siamo dal 1930 e rappresenta un cappotto da ufficiale dell'arma d'artiglieria. Tutti questi abiti sono stati cuciti appositamente per il 20° reggimento da un soldato, Vittorio Ricci, nato nel 1918, deceduto nel 2013, che è stato l'ultimo superstite del reggimento che ha combattuto nella seconda guerra mondiale. Va bene, grazie. Grazie a lei. Buongiorno. Buongiorno, siamo maresciallo. Ci vuole illustrare un po' qualcosa? Certo, questo è l'iRobot Packbot. Serve tramite un comando remoto a distanza, serve per l'individuazione, il disarticolamento di ordigni esplosivi improvvisati. Poi? Questo ci sono... Ragazzi! Questo è un apparecchio della Vidisco, serve a fare le radiografie a eventuali pacchi sospetti. Questo è l'erogatore, si mette l'oggetto che deve essere scannerizzato tra la lavagna e l'erogatore, poi vengono irradiato e poi le trasmissioni vengono nel monitor dove si vede cosa c'è all'interno dell'involucro sospetto. Possa essere sia un cartone che una borsa oppure un proiettile d'artiglieria, qualsiasi cosa. E quella divisa? Questa è una tuta di esplosione e OD9 che protegge l'operatore dall'onda d'urto quando fa l'approccio manuale. Cos'è quel telecomando? Il comando che comanda le funzioni della tuta, quindi la luce, la reazione, e all'interno c'è anche una tuta refrigerante per tenere la bassa temperatura dell'operatore. Il composto è Kevlar e Nomex, quindi sia per l'effetto scheggiante che per l'effetto ignifugo che non prende fuoco. Vogliamo passare più avanti? Signor maresciallo, ci spiega quello? Vai. Allora, spiega il mega po. Vai. Questo qua è un robot più grande, sembra remotizzato a distanza tramite controllo. È più grande di quello. Serve sempre per la visualizzazione degli ordigni improvvisati. Quella è la stazione di comando, la base station, dove si comanda il robot a distanza. In questo caso, come aggeggio, c'ha una pinza che serve per trasportare qualsiasi cosa. C'ha due telecamere, una da combattimento e una per la guida. Quindi si salta un braccio, è telescopico, si può allungare fino a una certa distanza. Ed è tutto elettrico. Maresciallo, è quello sopra? L'antenna audio e segnale del robot. Vuole illustrare un po' i mezzi o passa al collega? Ciao, salve. Questo ML Lince, veicolo tattico multiruolo leggero, prodotto dall'Iveco, 4x4 permanente. Ha uno scafo a V contro l'esplosione di ordigni improvvisati, pesa circa 7 tonnellate,
ha un vericello dalla portata di 3 tonnellate e mezzo circa, cioè, blindati, 5 posti, capacità di guado fino a preparato massimo di 1,5 metri, blindato per il filo teso, ha un sistema di compiaggio ruote che si chiama Telefugio. Questo è usato anche all'estero? Ovviamente è usato all'estero per il trasporto di personale, missioni di pace. Quindi viene usato nelle missioni? Sì. Salve. Marisha, che cos'è questo mezzo? Vuoi descrivere un poco? Questo è un veicolo di trasporto per le truppe, in questa conformazione è stato adibito per il trasporto del sistema di radiosondaggio Icaro, che serve per le rilevazioni della temperatura, della pressione, dell'umidità, della direzione e intensità del vento, che serve per l'artiglieria, per dare le correzioni per il tiro dell'artiglieria. Grazie. Prego. Ciao. Può dire qualcosa su questo? È la stessa, ovviamente si serve per la stazione radiosondaggio. Informazioni sulla pressione, umidità. Lo puoi spiegare in parole povere, non tecniche? Ovviamente viene lanciata la radiosonda e ci fornisce informazioni sul vento, ci ricalcola il vento, l'intensità. E l'altro mezzo? È uguale, sono insieme per il trasporto. Va bene, grazie. Diciamo esplosivo improvvisato e disarticolato.